Quello del coronavirus è un momento che ha completamente stravolto il quotidiano delle nostre vite. Uno dei numerosi aspetti è quello della perdita dei propri cari dovuta proprio a questa situazione. Tanti di questi defunti sono morti isolati, senza alcun conforto, né quello degli affetti più cari, né quello assicurato dai sacramenti. Le comunità cristiane non fanno mancare comunque la loro vicinanza di preghiera e di carità. Tutti i giorni i sacerdoti celebrano la messa per l'intero popolo di Dio, vivi e defunti. Ma l'attesa è sempre la stessa, ovvero la fine di questa emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l'Eucaristia insieme, in suffragio di questi fratelli scomparsi. Ed è proprio per questo che oggi tutti i vescovi della Chiesa si sono recati da soli ad un cimitero della propria diocesi per un momento di raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione. Anche a Fano questa mattina Don Marco Presciutti, vicario generale della diocesi in rappresentanza del vescovo Trasarti, ha celebrato questa funzione alla presenza dei suoi collaboratori più stretti, primo cittadino e vice sindaco. La Conferenza Episcopale Italiana ha suggerito a tutti i vescovi di tutte le diocesi d'Italia di vivere questo momento scegliendo un cimitero della propria città, della propria diocesi, per pregare, per ricordare tutti coloro che in questi giorni sono morti e magari non hanno avuto nemmeno la possibilità del conforto dei cari, non hanno avuto la possibilità di una celebrazione delle esequie come facciamo di solito, ma sono stati trasportati dagli ospedali ai cimiteri direttamente, per ricordare tutti coloro che soffrono per la pandemia, tutti quelli che sono stati raggiunti direttamente e indirettamente, e quindi un momento di preghiera, di solidarietà, perché abbiamo bisogno anche di questo conforto. Non siamo solo terra, carne, ciccia, siamo anche spirito. Abbiamo bisogno di alimentare questo desiderio di una prospettiva di speranza che supera il limite dello spazio e del tempo, che va oltre la storia. E quindi celebrare questa solidarietà e questa speranza tenace in Cristo Gesù.